Allora, vi racconto una storia. Qualche mese fa ero in aula che aspettavo i miei studenti per l'inizio del mio corso, quando arriva il primo, lascia le sue cose in aula e mi dice: Fran, un attimo solo che vado a beggiare e torno. Beggiare? Io non sapevo neanche cosa volesse dire beggiare, poi capisco che cosa vuole dire e mi domando: ma non so neanche come si scrive io beggiare. Poi da qui la mia riflessione va oltre e va verso il fatto che l'italiano ormai è una lingua che si sta un po' asciugando a favore di tutti questi neologismi che ormai hanno veramente preso il sopravvento della lingua. La maggior parte di questi sono prestiti linguistici, come dall'inglese, dal francese. Alcuni di questi sono occasionalismi, ovvero sono parole che invadono la lingua italiana per un breve periodo di tempo, come una moda passeggera. Altri invece conquistano l'italiano per sempre. E infatti oggi siamo invasi da challenge, concept, coaching, googlare, taggare, screenshottare, eccetera, eccetera. Perché, cioè, sai qual è il problema? Il problema è che ci sono tantissime parole in inglese che si utilizzano in italiano, quindi in teoria l'italiano è avvantaggiato. Però, uno, le parole inglesi le pronunciate come vi pare e piace. Due, avete studiato a scuola 13 anni inglese e ancora la grammatica non la sapete. Tre, il problema è che non si deve tradurre parola per parola. Sai quante volte sono stata nelle riunioni e ho sentito italiani che prestavano penne ai propri colleghi stranieri e facevano la battutina: Ehi, it's called Peter. A maggior ragione l'ironia. L'ironia non si traduce in altra lingua, è la cosa più difficile da fare quando si traduce. Dicono addirittura che ogni 14 giorni una lingua al mondo muore, e quindi italiano, ai ai ai, mi sa che siamo nei guai. Dicono che in teoria entro il prossimo secolo quasi la metà di tutte le lingue al mondo, che sono circa 7.000, potrebbero sparire. Dobbiamo fare qualcosa, assolutamente. Ora, io non, in questo discorso non è per promuovere il fatto che promuovere quelle leggi della Seconda Guerra Mondiale in Italia che per esempio vietavano l'utilizzo delle parole straniere nelle intestazioni delle attività professionali, nei documenti ufficiali e quant'altro. Anzi, tutt'altro. Però bisogna farlo con più consapevolezza, bisogna focalizzarsi sul concetto che si vuole esprimere e farlo chiaramente, in modo tale che l'interlocutore possa capire veramente che cosa vogliamo dire, perché questa è la comunicazione. E se semplicemente infiliamo due, tre, quattro parole inglese in fila in una frase in italiano, giusto per impressionare l'altro, cari miei, mi sa che la metà di voi saranno bocciati.